Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borelli alle nostre rubriche. Ultima rubrica prepartita di questo campionato 2018-19. Qualcuno dirà finalmente, perché in effetti nella seconda parte non è stato un bel vedere, con le 7 vittorie, 6 pareggi e ben 5 sconfitte. Inter che fa 27 punti sommati ai 39 dell'andata, si arriva a 66. Speriamo davvero di arrivare a 69, vorrebbe dire Champions League, a prescindere da quello che sarà Spal Milan, di quello che sarà Atalanta Sassuolo. Sì, perché se l'Inter non dovesse vincere, invece bisognerà guardare il risultato di Spal Milan. Ovviamente lì basta anche il pareggio, ma l'Inter deve essere concentrata sulla sua di partita, anche memoria di tutto quello che è successo quest'anno, quando si è pensato anche ad altri, Inter PSV, tra l'altro il Barcellona, che quella volta non batté il Tottenham, ha perso in serata la Coppa del Re con il Valencia. Quindi nella partita secca può sempre succedere di tutto. Ovviamente il Valencia è una squadra che ha fatto la semifinale di Europa League. Il Bayern Monaco invece batte l'Ipsia e vince la Coppa di Germania. Ma torniamo a noi, formazioni di Inter-Empoli, importanza di questa partita, oltre a quello che è successo poi oggi nel campionato primavera, in questa rubrica della vigilia. Le formazioni confermate anche dopo le parole di Spalletti, si va verso il 4-2-3-1, 4-2-3-1, quindi Handanovic in porta, capitano, D'Ambrosio, Asamoah, i terzini, De Vrij recuperato, quindi De Vrij, Skriniar, coppia di difesa con Brozovic in regia, Vesino a fianco a lui, Nainggolan trequartista, Politano anche lui recuperato a destra con Perisic a sinistra e Icardi di punta, mentre Lautaro Martinez e Keita potrebbero entrare a partite in corso. Speriamo che sia non perché è necessario ancora dover sbloccare la partita. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, un Empoli che ha fatto male quest'anno fuori casa, ma nelle ultime 3 partite 3 vittorie con una trasferta della prima a Genova con la Samp, quindi ripropone Andrea Azzoli, che oggi non è che mi è piaciuto tanto questo riferimento all'arbitro, dopo tutto quello che è successo quest'anno all'Inter dalla prima giornata, già si è visto con Sassuolo-Inter il rigore non dato ad Asamoah, anche un altro ai Icardi, il rigore generoso al Sassuolo, il rigore non dato a Inter-Parma per Di Marco, così come il gol che poteva anche essere considerato fuori gioco, il tiro, e poi Fiorentina-Inter ha visto il rigore al 101esimo, Cagliari-Inter la non espulsione di Cigarini, e proprio da Cagliari-Inter Banti, l'arbitro all'ultima partita, perché chiude la carriera per limite di età, sarà proprio Banti ad arbitrare la partita, quindi io non capisco perché Andrea Azzoli debba andare a tirar fuori il discorso dell'arbitro. Poi se vogliamo andare a vedere anche al VAR c'è Giacomelli, l'uomo del voi dell'Inter dovete stare zitti all'epoca, ma lasciamo perdere, sono passati anni. Concentriamoci sul campo, dove Andrea Azzoli dovrebbe schierare la formazione che nelle ultime giornate ha fatto bene, con Dragowski in porta, Maietta, Silvestre, ex interista, e Dell'Orco, con Di Lorenzo che si sta mettendo in luce sulla destra, terzino a tutta fascia che potrebbe anche andare al Napoli, o meglio se ne parla in ottica mercato, Pajac a sinistra, poi i giovani molto interessanti a centrocampo come Traoré, anche lui in orbita squadre di un'altra fascia, come per esempio può essere la Fiorentina o lo stesso Bennacer, si è parlato del Napoli, e poi a qua a completare il centrocampo davanti Caputo, che ha fatto molto bene quest'anno, e Farias. Il tasso tecnico dell'Inter è superiore nettamente a questa squadra, ovviamente è una partita secca, quindi è da temere il giusto, ma concentrati, bisogna andare a dimostrare in campo che l'Inter appunto è superiore, come dice ovviamente anche la classifica. L'Empoli ha 38, quindi quart'ultimo, il Genoa ha 37, va a Firenze. Il Genoa con un pareggio, con la sconfitta dell'Empoli, si salva per gli scontri diretti. L'Empoli potrebbe salvarsi anche perdendo se il Genoa perde a Firenze. Inter che invece ha 66 punti insieme all'Atalanta, e quindi per scontri diretti l'Inter è quarta e l'Atalanta terza, e il Milan è un punto dietro a 65. Quindi i punti di differenza ci sono quasi 30, e bisogna ora tradurli in campo. Perché dicevo anche l'importanza della partita, non solo le formazioni all'ordine del giorno, perché io l'ho detto più volte in settimana, però ieri poi non ho potuto leggere tutti i messaggi in diretta della chat YouTube, li rivedo sempre alla fine della trasmissione, c'era chi diceva però in effetti avete definito questa partita la partita che vale 60 milioni, è come, non so, un portiere, Alisson, che tra l'altro è stato pagato anche di più. Non è così, perché non è
60 milioni nel prossimo bilancio il cartellino di un giocatore da 60 milioni. E lo ridico per l'ennesima volta, un giocatore di 60 milioni che guadagna 4 milioni all'anno con un contratto di 5 anni pesa nel prossimo bilancio dell'Inter 60 diviso 5, 12, più 8 di ingaggio lordo, 20. Quindi prendi 3 giocatori da 60 milioni che guadagnano 4 milioni all'anno con i 60 della Champions, ne prendi 3. Quindi capite che è importantissima questa partita anche in ottica programmazione, perché pesa molto nella campagna acquisti, nella capacità del fatturato dell'Inter di andare a spendere. Sì, del fatturato, perché sono le società che spendono, non il presidente che tira fuori dalla sua tasca dei soldi, ma lavora per la proprietà per incrementare quei famosi ricavi. E questo è il discorso ribadito per l'ennesima volta, quindi forza Inter, saremo al Meazza in tantissimi e spingiamo la squadra dal primo al 95esimo, come ha detto anche la curva, per creare quell'ambiente positivo. La primavera che ha perso l'ultima partita col Palermo, ma era già qualificata, quindi in semifinale da seconda l'11 di giugno, semifinale di martedì contro la vincente tra la Roma, che è arrivata terza, e il Chievo, che è arrivato sesto. Quindi Juventus fuori dai playoff, Chievo sesto, si giocherà con la Roma favorita l'accesso alla semifinale contro l'Inter, quindi potrebbe essere Inter-Roma o Inter-Chievo la semifinale. L'altra semifinale è l'Atalanta, prima già in semifinale come l'Inter, affronterà il Torino o la Fiorentina, che sono arrivate quarte e quinte. Torino e Fiorentina quest'anno anche bestie nere un po' dell'Inter, quindi comunque sarà difficile confermare il titolo, ma l'Inter ce la può fare se recupera le forze, l'energia, anche un po' di brillantezza che ha perso nelle ultime partite. Quindi Atalanta contro Torino Fiorentina l'altra semifinale, e poi ovviamente il 14 la finalissima del campionato. Dall'altra parte, oltre all'Udinese, ultimo in classifica, retrocede in Serie B, pensate, il Milan, che stava vincendo a Firenze per 1-0, raggiunto all'ultimo minuto 1-1, resta staccato di un punto dal Genoa, quindi la terzultima, il Genoa va ai play-out contro la quartultima, proprio l'Empoli, e il Milan invece con l'Udinese è già retrocesso. Quindi Milan in Serie B, nella primavera qualcuno ha fatto una battuta, no, nel Milan quando c'erano state delle partite negative, mettete la primavera, è la primavera, qualcun altro aveva replicato, non è che stia andando benissimo, in effetti è retrocessa. Questo è il quadro anche del campionato primavera, che di cui torneremo a parlare a giugno. Adesso tutti concentrati su questa partita finale Inter-Empoli. Buona partita a tutti gli interisti, iscrivetevi al canale, ci vediamo su Facebook per quanto riguarda il prepartita, un'oretta abbondante prima, e le videopagelle solite per un bilancio di quella che è stata, speriamo, una partita che chiuderà in un certo senso la stagione in un modo. Comunque noi ci saremo a prescindere dal risultato dopo le conferenze e finale dal Meazza, nel finale di giornata di domenica. Un caro saluto a tutti di Michele Borrelli, sempre forza Inter, iscrivetevi al canale, ciao!